ho già fatto, Già fatto, Roberto. ottimo, grazie. E quindi possiamo iniziare dando la parola al consigliere Azzari per la discussione della mozione che è all'ordine del giorno. Grazie. Allora, adesso vediamo perché se devo partire io, allora la recupero. Ecco qua, c'è l'onorevole Laura, fai tu, vado io, dimmi tu, non c'è problema. Allora, no Paolo, per favore, scusate, bello che state già registrando. No Paolo, meglio che fai tu, devo finire una cosina che mi scade in questo momento. Scusatemi. Allora, do lettura io della mozione, prima firmataria la consigliera Cavandoli, a seguire tutti gli altri componenti del gruppo Lega, quindi Occhi, Azzali e Colla. L'oggetto di questa mozione è maggiori controlli nei punti vendita cannabis shop vicino alle scuole e ai centri di aggregazione giovanile. Premesso che prendersi cura della salute dei cittadini è un valore fondamentale riconosciuto universalmente e tutelato dall'articolo 32 della nostra Costituzione. La legge 2 dicembre 2016, numero 242, ha liberalizzato la coltivazione della canapa proveniente da semicertificati con un contenuto massimo di THC pari allo 0,2%. E senza alcun limite al contenuto percentuale di cannabidiolo, altra sostanza farmacologicamente attiva, tuttora oggetto di sperimentazioni che in vari paesi europei viene venduta solo da farmacie autorizzate. La legge 242-2016 fissa alcune destinazioni d'uso per la cannabis, alimenti e cosmetici semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bioedilizia e così via. Manca invece ogni riferimento alla possibilità di vendere le infiorescenze della cannabis per essere fumate, uso ricreativo, anche perché tale attività sarebbe apertamente in contrasto con le leggi sanitarie. In assenza di un esplicito divieto alla vendita di cannabis come deodorante per ambienti o come articolo da collezione, sono spuntati in tutta Italia e anche a Parma diversi punti di vendita di questo prodotto, il cui giro d'affari sta crescendo vistosamente e promuovendone il consumo anche per effetto di alcune sentenze di Cassazione che lasciano dubbi interpretativi e sono in contraddizione tra loro. Considerato che il 10 aprile 2018 il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso un parere documentato sulla vendita di cannabis light, al termine del quale si raccomanda che nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione siano attivate misure atte a non consentire la libera vendita di tali prodotti. Il testo unico sugli stupefacenti, numero 309/1990 e successive modifiche e integrazioni, include nella tabella 2, tra le sostanze vietate, la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, senza fare alcuna distinzione rispetto alle diverse varietà. L'incertezza interpretativa della legge 2 dicembre 2016, numero 242, è confermata dal fatto che tre diverse sentenze della Corte di Cassazione penale numero 413 di 1 2018, numero 34332, ID sezione sesta 10 ottobre 2018 numero 52003 ID sezione sesta 17 dicembre 2018 numero 56737 hanno confermato il sequestro di infiorescenze di cannabis in altrettanti cannabis shop, mentre solo una sentenza della sesta sezione Cassazione
penale, sezione sesta, 31 gennaio 2019, numero 4920, ne ha ordinato il dissequestro. A dirimere i contrasti giurisprudenziali sono intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 3475 del 30 maggio 2019, che conferma il divieto di commercializzazione dei derivati della coltivazione di cannabis sativa, quali foglie, infiorescenze, olio, resina, aggiungendo salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante e psicotropa, secondo il principio di offensività e integrazione che lascia aperta qualche ambiguità. Scusate. Si chiarisce pertanto il divieto di coltivare la cannabis sativa per usi diversi da quello agroindustriale, produzione di fibre o altri usi industriali, il divieto di utilizzo improprio delle infiorescenze di cannabis da parte degli acquirenti, non possono essere fumate ma possono essere usate solo per ricerca, come deodorante o per collezione, il rischio che la vendita di più bustine di infiorescenze allo stesso acquirente aumenti percentuale complessiva di THC che può essere assunto con palese effetto psicotropo. Il rischio l'accumulo di THC nell'organismo dei fumatori che utilizzano più dosi di infiorescenze acquistate nei cannabis shop, con il rischio di incorrere nelle possibili patologie ravvisate nei consumatori abituali, principalmente schizofrenia e psicosi. La vendita di apparecchiature che permettano di aumentare l'assunzione e la concentrazione di THC può far presumere l'intenzione del venditore di invogliare il cliente a sperimentare effetti psicotropi. L'articolo 84 del DPR 309 del 1990 vieta la propaganda pubblicitaria di sostanza o preparazione elencate nelle tabelle previste dall'articolo 14, compresa la cannabis, anche se effettuate in modo indiretto, come ad esempio con volantini che pubblicizzano la consegna a domicilio. L'articolo 82 del DPR 309-1990 condanna chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero svolge anche in privato attività di proselitismo al consumo delle predette sostanze. Osservato che la diffusione dei cannabis shop anche a Parma, anche nelle vicinanze di istituti scolastici o centri di aggregazione giovanile, pone un problema di tutela della salute dei giovani, spesso indotto da una pubblicità accattivante a sperimentare la cosiddetta erba legale, così molti chiamano la cannabis light, assumendone in quantità rilevante e quindi drogante, in base alla sentenza numero 3475 del 2019 delle sezioni unite di Cassazione sopra citate, o aumentandone la concentrazione di THC utilizzando apparecchiature appositamente vendute a tale scopo. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la Giunta a compiere ogni attività affinché siano intensificati i controlli nei cannabis shop, soprattutto se posti in locali vicino agli istituti scolastici o a centri di aggregazione giovanile, per evitare che vengano messi in vendita prodotti illegali o in quantità tale da ritenersi droganti, in base alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione numero 3475 del 2019, o che vengano vendute apparecchiature atte ad aumentare la concentrazione di THC. A verificare il rispetto delle norme sul divieto di pubblicità dentro e fuori cannabis shop, anche con riferimento alla modalità di consegna a domicilio, come pure sul web, qualora riferiti
ad esercizi commerciali ubicati nel comune di Parma e che non si configuri la violazione dell'articolo 82-84 del DPR 309-1990 sopracitati. Grazie. Grazie consigliere. Non so se oltre alla lettura volete dare anche una parlarne un po' più liberamente, se no diamo spazio ai consiglieri per le domande. Sì, posso adesso che ho finito un attimo. Il problema è che in realtà questa mozione non aggiunge nulla di più a quello che già dovrebbe essere. Questo ci tengo a dirlo, non è che ignoriamo che ci sono delle che chiediamo una cosa che è impossibile, una cosa che è vietata, assolutamente. Già adesso noi chiediamo che vengano rispettate le norme che ci sono e che ci siano qualche controllo in più proprio in quei pochi esercizi commerciali che vendono la cannabis diciamo legale, non mi piace chiamarla light su questo, proprio anche per evitare che ci siano delle discussioni di merito su quella che è la cannabis light o quella che so hard, quindi la cannabis legale, e quindi che appunto ci siano dei controlli un po' più frequenti, con più attenzione nei luoghi che vendono la cannabis legale, vicino alle scuole, vicino ai centri di aggregazione giovanile. Questo perché, e qui so che non sarò sicuramente creduta, però c'è un preoccupante aumento delle tossicodipendenze sia nel 2018 che nel 2019, addirittura c'è un raddoppio rispetto i dati del 2019, io parlo di Parma rispetto al 2020, al 2018, è un articolo che trovate sulla Gazzetta di Parma del 16 luglio 2020, Parma ha quasi raddoppiato in un anno i minori che consumano droga. È stato proprio chiarito dopo la vicenda dei due ragazzini di Terni morti dopo aver assunto metadone, l'allarme droga torna altissimo fra i minorenni. Quindi il problema è proprio quello, cerchiamo di, in tutto quello che si può fare, e partiamo sempre dall'educazione, dalla formazione di questi ragazzi su quello che sono gli effetti pericolosi della droga, cerchiamo anche però di non mettergliela a disposizione in vetrina vicino a dove sono i ragazzi. E quindi, visto che ci sono leggi che non lo permettono, io chiedevo una attenzione ulteriore rispetto a questi cannabis shop, a questi esercizi commerciali. Grazie consigliera. Procediamo con le mani alzate, cosa dite, come siamo abituati di solito? Vedo già spuntare, non ho visto la sequenza, scusate, diamo la parola a Caterina Bonetti. Grazie mille, grazie per la presenza, scusate, ma sì. Sono dovuta collegare dalla macchina, sono un po' precaria. E io niente, volevo soltanto fare una nota rispetto a questa iniziativa. Sicuramente la tematica degli abusi giovanili è qualcosa su cui dobbiamo porre una forte attenzione. Questo perché non è un tema di cannabis, chiamiamola light, legale o di altro di altre sostanze. Cioè, ci sono studi che appunto sottolineano come i ragazzi, soprattutto giovanissimi, spesso utilizzino farmaci, proprio il classico farmaco, spesso sostanze che trovano anche in casa, mescolati fra loro, che più o meno danno lo stesso effetto di alcune delle più comuni droghe. Ma non stiamo parlando di questo, parliamo degli esercizi commerciali e della possibilità di maggiori controlli. Ecco, io non capisco tantissimo il discorso sui controlli che già ci sono, quindi c'è già una normativa, c'è già la possibilità appunto.
appunto dire sia nell'esposizione che nella proposta commerciale che nella vendita di questi negozi. E a me suona un po' il discorso di quelli nelle vicinanze delle scuole, come se si dovesse dire a tutti i baristi, perché ricordiamoci c'è anche un tema di alcolismo fra i giovani, a tutti i baristi, a tutti i ristoratori, a tutti i rivenditori di alcolici intorno alle scuole, che ce ne sono a centinaia in città, di essere un po' sorvegliati speciali perché promuovono il consumo di alcol, ma questo è inevitabile se uno ha un locale di quel tipo, in un contesto in cui possono essere visti o comunque percepiti come qualcosa di positivo anche dai più giovani. Lo stesso discorso allora bisognerebbe fare per le tabaccherie. Allora io credo che il discorso educativo sia più che condivisibile, e i ragazzi vanno informati, bisogna pensare anche magari dei progetti di sensibilizzazione sugli effetti, soprattutto a lungo termine, di tutte le sostanze, quindi dal fumo all'alcol alle droghe, però mi sembra, come dire, un voler sottolineare qualcosa che già c'è, è abbastanza scontato, stigmatizzando, cioè ci vedo un qualcosa di ideologico poi di fondo, stigmatizzando l'uso di alcune sostanze che in questo senso intese come legali, nella funzione che devono avere dal punto di vista lecito per legge, evidentemente non sono considerate, o meglio, sono considerate a potenziale rischio nel loro uso consapevole tanto quanto l'alcol, il fumo o altre sostanze. Cioè ci sono dei divieti anche in questo senso, poi non ci nascondiamo dietro un dito, è vietato vendere alcol ai minori, ci sono ragazzi che entrano al supermercato e si comprano tutte le bottiglie che vogliono, ecco, questo c'è, esiste, basta fare un giro per la città, è vietato vendere sigarette e poi è chiaro che è pieno di ragazzini che fumano ugualmente, quello fa parte di un processo di crescita. Su tutto il resto io condivido poco, perché la politica, ecco, un po' proibizionista che c'è dietro a questo tipo che è la premessa di questo tipo di richieste, non mi trova concorde, quindi insomma proprio partendo dalle basi. Grazie consigliere, abbiamo perso 5 secondi perché il segnale è un po' andato via, ma direi che il suo discorso si è compreso benissimo. Penso che il consigliere Fornari sia stato il secondo. Roberta, se vuoi parlare oggi, no, oggi, solo oggi diamo precedenza alle donne, poi torniamo maschilisti. Grande, va bene, allora continuiamo. No, Stefano vai pure, guarda, avevo visto che c'eri tu, sai? Io avevo già visto la tua mano, ti ringrazio, no, aspetto, ti ascolto volentieri. Andiamo avanti a colpi di galanteria oggi. Allora, io questa mozione quando l'ho letta mi ha sorpreso un po', premetto che non conosco la materia, o meglio, non la conoscevo e mi sono andato a informare sia nei punti vendita che su internet. E ho scoperto delle cose che mi lasciano molto perplesso su questa mozione. Condivido il discorso della droga, dei minori, condivido tutto, no? Il sistema educativo, che bisogna arginare in qualsiasi modo la diffusione della droga. Però questo prodotto non è un prodotto drogante. Cioè i quantitativi di THC che sono contenuti nei prodotti che vengono da questi negozi sono, diciamo, ridicoli rispetto a quello che potrebbero trovare i ragazzi. No, sono delle percentuali da 0,2. Mentre io ho chiesto, per dire, no, voi avete fatto degli esempi nelle premesse o nei considerati, che la vendita di bustine per tisane o tè potrebbero avere effetti droganti, al di là del fatto che la vendita di qualsiasi prodotto è vietata ai minori, punto. No? Quindi è chiaro, quindi se parliamo di negozi che rispettano le regole, non ce ne sono, altrimenti in qualsiasi negozio dobbiamo andiamo, facciamo delle presunzioni di reato. Ah, questo qua vende, chissà, magari non mi fa lo scontrino, vende in nero, perché non gli mandiamo la guardia di finanza. Questo qua che vende alcolici, perché vende alcolici, li ha venduti a me, però sicuramente qualche birra la vende anche ai ragazzini. Allora, non parlo delle tabaccherie hanno
il fumo da tabacco ti dà un danno a lungo andare, no? Anche se assunto in giovane età magari è un po' più pesante. Ma l'alcol ti dà un effetto, un coma etilico immediato se vuoi esagerare. Quindi, fatto questa premessa, ho chiesto quante bustine di tè servirebbero per avere un effetto, non dico da sballo, ma che alteri un pochino la percezione della realtà, diciamo così. E mi ha detto ci voglio circa 30-40 bustine, tutte insieme, o tutte da bere in un pomeriggio. 30-40 bustine hanno un costo, che con il costo di 30-40 bustine ci comprano 30-40 spinelli, cioè non è che, o forse anche di più. Quindi non ha un senso logico cercare di controllare questi negozi che vendono prodotti regolamentati, che sono già osservati, sorvegliati speciali perché hanno spesso visite dalla procura che fa dei sequestri, dei dissequestri, che controlla con apparecchiature idonee tutto quello che hanno, no? Quindi parlo anche di prodotti per evaporazioni, per fare queste cose qua. Quindi cioè, mi sembra un accanimento particolare su un negozio e mezzo, perché ce n'è rimasto uno, l'altro che ci è rimasto a Parma in via in zona Duomo e pare che chiuda a fine anno, quindi non mi pare che facciano affari d'oro questi negozi qua o che abbiano un pubblico così importante da tenerli sorvegliati perché c'è una diffusione di droga grazie alla loro presenza sul territorio. Quindi mi sembrava un po' di infierire su uno che è già mezzo morto, ecco. Oltre all'ingiustizia di trattamento rispetto, come dicevo prima, a vendite di prodotti che sono dannosi in ugual modo sui minori, come l'alcol. Poi si parla anche di pubblicità. Ecco, se un prodotto è legale, perché non lo devo pubblicizzare? E il mio prodotto è legale, pubblicizzo. Ho visto che a Verona, quindi non tanto lontano da noi, è lo sponsor della squadra di calcio. Ci sono i tabelloni lunghi 12 metri con la scritta del venditore di cannabis light. Quindi perché noi non possiamo, dobbiamo impedire al negozio che abbiamo qua di esporre una locandina nel suo negozio? Cioè, mi sembra molto, molto strano, molto diverso dalle interpretazioni che danno a Verona, che fra l'altro mi pare che abbia una guida diversa da quella di Parma a livello politico. Poi chiedete di verificare le pubblicità sul web. Io dico, come facciamo? Come fa il comune a controllare le pubblicità sul web? Se sapete che ci sono delle vendite illegali, fate una telefonata ai carabinieri e andranno una volta di più a controllarlo. Se vedete che c'è una pubblicità postale sul web che non va bene, cioè chiamate la polizia postale. Cioè, mi sembra veramente una cosa, un accanimento. Poi mi risulta che la vendita di, anzi l'avete scritto anche voi, del 30 maggio 2019, la commercializzazione di prodotti che potevano essere droganti come fuori, è vietata. Quindi cosa andiamo a controllare? Sicuramente c'è più da controllare fuori da quel negozio che non dentro quel negozio. Perché fuori da quel negozio succede di tutto, dentro quel negozio per me non succede niente. Grazie professore. Grazie Fornari. Posso chiederle un favore, consigliera Roberti? C'è l'assessore Casa che poi ha un impegno istituzionale, chiederebbe se può intervenire per darsi anche delle informazioni che poi possono essere utili al dibattito. La posso far aspettare un attimo? Sì, va bene, chiedo va scusa, bene. Chiedo scusa alla consigliera Roberti e a tutti gli altri, però poi io devo scappare e volevo semplicemente dare un riscontro rispetto a quello che ho potuto anche recuperare rispetto alla mozione. Evidentemente i controlli su attività illegali, che siano prodotti o pubblicità, vengono già svolti
peraltro diverse attività, come indicato anche nella mozione, sono state fatte un anno e mezzo fa, due anni fa, adesso non ricordo, però sono state fatte coordinati a livello di Comitato Provinciale Ordine Pubblico e poi a livello di Procura, che ha comunque delegato queste attività. Quindi i controlli sono già tuttora svolti, così come vengono svolti rispetto ad altre attività economiche, nel senso che comunque occorre lavorare nel rispetto della legge, nel rispetto dei regolamenti. Detto questo, se il Consiglio Comunale riterrà di intensificare i controlli richiesti nella mozione, io quello che posso dire è posso portare la richiesta al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, in quanto la materia, e in questo mi sono confrontato in maniera specifica e puntuale, è una materia specifica delle forze di polizia a competenza generale. La polizia locale si occupa più di controlli amministrativi, quindi io se il Consiglio Comunale lo riterrà opportuno, ovviamente su delega del sindaco, porterò eventualmente questo input di intensificare i controlli al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, perché è quella la sede, come dire, giusta per poter eventualmente fare questo genere di attività. Grazie. Grazie Assessore. Quindi lasciamo la parola alla consigliera Roberti per il suo intervento. Grazie. Grazie Presidente. Sì, vorrei fare un intervento che parte da due punti di vista. Innanzitutto il problema generale che qualcuno ha già toccato nei suoi interventi, che non dipende dal fatto di trovare una o l'altra sostanza, il bisogno che c'è dietro è quello di evadere. Quindi quello dovrebbe essere il nostro interrogativo: come mai ci sono dei ragazzini così giovani che hanno bisogno di evadere e da che cosa devono evadere, no? Quindi che mondo sentono di avere attorno e quali sono le loro prospettive future, tanto da preferire stordirsi piuttosto che affrontare, provare, sperimentare in altro modo. Però, come qualcuno ha ricordato prima, ci sono tantissimi modi di evadere, cioè non è che è perché trovi il cannabis shop che ti viene in mente, o se tu hai a disposizione quella sostanza non hai in casa qualche possibilità, come diceva anche la consigliera Bonetti. Purtroppo molti ragazzini cominciano utilizzando delle sostanze che troviamo normalmente in casa, cioè delle medicine che trovano nei nostri armadietti dei medicinali, se vogliono, ma cioè, vuol dire che stanno cercando qualcosa, però e quindi quello che trovano a loro portata di mano noi non lo possiamo prevedere e fare un paletto dietro l'altro, chiuderli in un recinto. Quindi da un lato, ripeto, sono d'accordo che bisogna affrontare il problema da un punto di vista così generale, e vi garantisco che però le scuole da questo punto di vista lavorano da anni su queste tematiche in maniera anche molto seria, devo dire, e ci sono molti dirigenti scolastici che sono in prima linea su questo fronte. Quindi questo il Comune lo sa, perché c'è sempre stata, credo, una grande collaborazione da questo punto di vista con le scuole, soprattutto ovviamente superiori, ma anche le scuole medie e purtroppo talvolta le elementari. Però poi c'è un altro versante, è quello della legge e della giurisprudenza che avete citato anche voi stessi nelle premesse della mozione, cioè non è definita una normativa ben chiara e definita, e non sono state uguali le prese di posizione dei tribunali dove è stata discussa questa questione. Quindi il problema è di decidere che cosa si vuole fare. Io, scusate, visto che stiamo però parlando di punti vendita che hanno avuto un'autorizzazione e tra l'altro appunto hanno avuto anche un iter molto travagliato, perché io vi vorrei ricordare che qualche anno fa
c'era stato un orientamento totalmente diverso e moltissimi erano stati gli investimenti in questo senso con catene che avevano proprio cominciato ad aprire perché l'orientamento era che sarebbe stata liberalizzata la cannabis light. E io mi dico che magari si potesse pensare che i nostri ragazzi vanno a comprare nei negozi la cannabis light. Magari potesse esserci una liberalizzazione di questo genere, perché noi toglieremmo al giro pesante della droga, oltre che alla malavita organizzata e alle mafie, uno dei canali principali di sovvenzione, ok? Allora, se lo Stato invece permettesse questo, darebbe la possibilità di un controllo molto maggiore. Quindi per me adesso andare a infierire su questi due punti vendita, che ripeto, il problema non lo dobbiamo andare a cercare lì, penso che sia una cosa poco efficace, poco utile e non risolverebbe senz'altro il problema. Grazie consigliera, vedo la mano alzata di Marco Maria Freddi. A lei la parola consigliera. Grazie, buonasera a tutti voi. Ma io, cosa volete, io tendo sempre a sorridere tutte le volte che ci troviamo a discutere di una questione che, come dire, ci accompagna culturalmente da 4.000 anni. Sì, i primi ritrovi di utilizzo di cannabis culturalmente dentro a varie realtà, antico Egitto piuttosto che Mongolia, piuttosto che Sud America, cioè io francamente faccio fatica. Ma detto questo, dico, vabbè, questa mozione è una mozione che ha iniziato un anno fa a girare tutta Italia in tutte le amministrazioni dove la Lega era presente, è parte di quella cultura legata a questa furia ideologica verso il drogato, tra virgolette, perché questa è la realtà, mentre poi abbiamo quattro regioni in mano alla mafia che purtroppo producono circa 150 miliardi all'anno di fatturato che rimane lì in tonso, eccetera, eccetera, che poi vengono poi a investire comprando le fabbriche, le aziende, le attività al nord, investono in borsa e questo non è la priorità, sembra non essere la priorità in Italia, cioè le mafie italiane che tengono sotto scacco uno Stato con 150 miliardi l'anno che investono in beni e corruzione di istituzioni degli Stati, non soltanto italiano ma in generale. Sì, guarda, l'unica cosa che hai detto di corretto, cara Laura, è semplicemente che c'è un aumento, è vero, assolutamente vero. Le sostanze stupefacenti cosiddette, così come tu le chiami, sono in aumento in tutto il mondo, semplicemente c'è una tendenza, il Covid ha ancor più ampliato l'utilizzo, ma ricordo sempre per quelli che così si dilettano nello studiare fenomeni così complessi come quello dell'utilizzo di sostanze che sono facoltà umane, io ricordo a tutti che non voi che siete assolutamente persone degne di, ma tutti gli altri, io compreso, se la sera posso farmi un Negroni me lo faccio molto volentieri, non per questo mi sento assolutamente un abusante di sostanze per evadere, sì, voglio evadere come tutte le persone che arrivano a sera hanno voglia di, ma al netto di questo, la salute dei cittadini la si tutela semplicemente sapendo che cosa si vende, perché siccome non si può impedire l'utilizzo di sostanze stupefacenti e il vietare l'utilizzo delle sostanze stupefacenti non fa altro che alimentare una spirale di malaffare e continua ogni anno a aumentare questo malaffare e non lo fermi, ma al netto di questo, guardate, adesso non voglio fare un intervento antiproibizionista perché non è questa la sede. E devo dire che per la prima volta in 8 anni mi trovo d'accordo con
l'assessore Casa, credo che lui abbia assolutamente descritto in modo molto puntuale quello che si può fare e non si può fare, tanto più che la Cannabis Light a Parma non esiste più, ahimè, non c'è più, per cui voglio dire, non è che ci sia molto altro da andare a controllare se non quello che è ormai, credo, dalla non aria controllato continuamente. C'è un aspetto, secondo me, molto importante. Quando parliamo di aumento di consumi, è vero, come siamo il paese che ha avuto più connessioni a Pornhub, non è certamente una questione di consumo di droga, ma anche questo è un tema. Quando parliamo di minori e di minori molto piccoli, cioè parliamo di minori dell'età delle medie, c'è stato un aumento di connessioni a Pornhub in Italia rispetto a tanti paesi europei, molto più alto di tanti altri paesi europei. Così è vero, c'è un aumento dei consumi. Ma l'aumento dei consumi è soprattutto relativo al consumo di alcol, purtroppo. Ahimè, questa è la grande piaga. Cioè, la piaga viene dal consumo d'alcol, perché il consumo d'alcol è terribile per un adolescente che è in crescita. Sulla cannabis c'è questo aumento, ma è un aumento, come dire, sempre molto limitato nel tempo, perché poi sono consumi veramente molto limitati nel tempo, non c'è una progressione, c'è un aumento generalizzato soprattutto sulla cocaina. La cocaina è in aumento di consumo, ma soprattutto nell'età più avanzate, no? Dai 25 ai 50, ai 60 anni, e c'è veramente un grosso aumento di questi consumi. Ma dovremmo essere capaci nel 2020 di cercare di governare un fenomeno che non lo governi semplicemente dicendo ti mando il carabiniere nel negozio a controllare cosa vende e cosa non vende, o dicendo che è vicino alle scuole. Ma cara Laura, se ti colleghi al dark web, prendi una penna VPN, ti compri il mondo intero, non c'è bisogno di andare nel negozietto di Piazzale Picelli, neanche ad andare in Duomo o ad andare in Viale Vittoria. Ti collega al dark web, ti consegnano tutto a casa in un attimo. Questo è tutto quello che sta accadendo, ma non lo fermi con queste pagliacciate o con i cani all'interno delle scuole. Queste sono tutte attività di violenza e senza senso. Questi negozietti qua stavano portando finalmente economia, stavano dando un grosso contributo soprattutto a fasce giovanili, giovani che riuscivano con un'attività e con quattro soldi mettere insieme un'attività complessa, super controllata, che garantiva l'utilizzo di prodotti che almeno dal punto di vista della salute sapevamo che cosa avrebbero potuto utilizzare. Abbiamo distrutto tutto. Cioè, ormai arriviamo alla prima convenzione sulle droghe di circa 60 anni fa. Se vi andate a leggere la prima convenzione del 61, poi vi lascio, del 61, 71, 82, andatevi a leggere, non c'è un dato scientifico, non c'è un solo dato scientifico. Oggi il mondo va verso, non l'Italia a me, ma va verso un'altra direzione, perché si è capito che il governo dei fenomeni nasce dalla capacità politica di voler governare qualcosa. Purtroppo ancora questo non c'è, c'è da additare sempre il ditino e la luna là in fondo. Purtroppo questo è parte un po' di questa cultura. Comunque vi ringrazio, scusatemi per la lunghezza del mio intervento. Grazie consigliere, non vedo mani alzate, quindi magari ne approfitto per fare una domanda io. Azzali. Com'è? Ah, non lo vedo. C'è Azzali? Sì, sì, ho alzato la mano. Però se non vuoi darmi la parola, niente. Ok, prego Azzali, anche non mi ha fatto il refresh, cioè non la vedevo. Ok, prego, io parlo dopo. Allora, eccoci qua, buonasera a tutti. E niente, io volevo solo dire alcune cose. Nello specifico, ovviamente credo che la mozione non abbia assolutamente nessun intendimento di accanimento. Non l'avrei nemmeno firmata se fosse questo lo scopo,
quindi nessun tipo di accanimento nei confronti di quei pochi negozi che sono rimasti, ma solamente di un controllo efficace di un prodotto che non è sicuramente il prodotto alimentare, insomma, è un prodotto che andrebbe giustamente come l'alcol tenuto sotto controllo, quindi noi chiediamo solo che vengano effettuati dei controlli in modo tale che questi negozi vendano solo quello che possono vendere e non prodotto elaborato, non macchinari che possono servire per l'elaborazione del prodotto che magari sarebbe quello regolamentare, ma che qualcuno riesce con questi strumenti a sofisticare e a rendere meno legale. Ovviamente i colleghi hanno accennato qualcosa riguardo alle mafie, è ovvio che dal Consiglio Comunale di Parma giustamente non potremmo trovare la soluzione al fenomeno mafioso, quindi quello credo che indubbiamente sono cose che non ci appartengono, come del resto il dark web e neanche i siti porno, insomma, mentre invece un controllo un pochino più efficace su questi negozi credo che sia invece assolutamente attuabile per noi, poi anche molto in linea, come forse accennava la consigliera Bonetti, anche con quello che è un po' l'intendimento del centrodestra riguardo a questa tipologia di commercio, ecco. Quindi, ripeto, sicuramente credo, poi abbiamo qua la prima firmataria che credo ce la possa confermare, ripeto, toglierei la firma anch'io dalla mozione, fosse un accanimento nei confronti di questi negozianti. Poi, tornando un attimo al discorso alcol, credo comunque già sempre la consigliera Cavandoli avesse accennato più di una volta alla richiesta di incentivare i controlli di chi vende alcol, soprattutto in maniera non regolamentare, e qua vabbè, ovviamente sfondiamo una porta aperta, la maggior parte di questi punti vendita sono gestiti da persone non italiane. Credo più di una volta la consigliera abbia fatto richiesta e abbia portato documentazione del fatto che tanti negozi che vendono alcol lo vendono in maniera non regolare. Grazie. Grazie consigliera Sali. Io non vedo mai, vorrei passare davanti a qualcuno. Ok, quindi magari volevo chiedere, prima la consigliera Cavandoli ha fatto riferimento a un articolo della Gazzetta che diceva che il numero di tossicodipendenze era aumentato. Volevo capire se si ricordava, se aveva la fonte, perché la Gazzetta ovviamente si sarà basata su una fonte specializzata, immagino. E poi se questo articolo faceva menzione anche a quello che un po' anche ha detto il consigliere Freddi, su anche il rapporto, il confronto tra questo tipo di sostanze e l'alcol, perché anche quello sembra, però io non ho dati alla mano, che sia comunque una quota molto importante della problematica dipendenze più in generale. Allora, c'è la mananzata anche del collega Giuseppe Massari. Io però su questo rispondo subito, perché la fonte era proprio la prefettura. Lei, grazie. Il nucleo della prefettura, il NOT, Nucleo Operativo Tossicodipendenze. Quindi è un articolo che fa riferimento proprio ai dati della prefettura di Parma. Quindi su questo le rispondo brevemente, sì. Io lasciavo parlare il consigliere Massari, poi magari dopo facevo una carrellata su tutto quello che è stato detto, se per voi va bene, se no parlo adesso e poi... No, preferisco prima sentire il consigliere che non è intervenuto e sentiamo il suo discorso. Beh. Prego, consigliere Massari. Sì, buonasera Presidente, grazie, mi scuso per il ritardo, ma ho avuto un impedimento, quindi ho preso un pezzo del dibattito e me ne dispiace. Allora, io forse il mio intervento sarà ovviamente un po' parziale, perché la mozione gli ho dato una letta, lo dico onestamente, molto, molto veloce, quindi mi riserverò magari di fare un intervento più compiuto all'interno del quando verrà posto nel Consiglio Comunale. In ogni caso, qualche cosa mi viene da dire. Allora, come ricordava il consigliere Freddi, probabilmente questa è un'iniziativa che un po' qui e là, in tutta Italia, i consiglieri della Lega pongono
pongono all'attenzione dei vari enti di appartenenza, dei vari consigli comunali, ma secondo me dal punto di vista della consistenza giuridica, in questo caso adesso vado nel campo della consigliera Cavaldoli e dopo mi bacchetterà, però mi sembra che sia invece, anche se è smentita, mi sembra che sia proprio una sorta di accanimento verso questi negozi, perché intanto ci dobbiamo spiegare che cosa vuol dire vendere alcol. L'alcol è da 2 gradi, 3 gradi, 4 gradi, 5 gradi o sopra ai 15 gradi, perché anche questa è una questione dirimente. E poi, se fosse vero che non si rivolge a nessuno in particolare, si dovrebbe anche specificare che tutti coloro i quali vendono alcol, quindi tutti i negozi di alimentare, tutti i supermercati, dovrebbero essere controllati rispetto alla tabella merceologica che vendono. Quindi mi sembra effettivamente una cosa molto specifica che vuol cercare di affrontare un problema, secondo me, col metodo sbagliato, nel senso che la cannabis light è sicuramente un prodotto che non arreca dei problemi, perché sennò non sarebbe stata consentita la vendita con il principio attivo più basso di quello che evidentemente è considerata sostanza psicotropa, e quindi mi sembra proprio un accanimento rispetto a questi negozi, tanto più che forse questi negozi a Parma non ce ne sono neanche tanti, forse uno o due, e in ogni caso io penso che sia un modo ben strano di affrontare questa tematica delle dipendenze, perché se c'è un problema delle dipendenze, e c'è un problema delle dipendenze, quindi che evidentemente c'è un grande aumento e quindi c'è una sorta di disagio sociale, che perché ovviamente credo che questo soggiace a un atteggiamento di disagio, soprattutto nelle giovani generazioni, perché quando è chiaro che uno assume delle sostanze che è già un po' più adulto, forse è una scelta. Per cui secondo me è un modo anche un po' deviante per affrontare questa tematica. Poi, ripeto, io me la leggerò meglio la mozione, quando arriverà in consiglio sicuramente sarò anche più preciso nelle osservazioni che faccio. Però così, come impostazione, non è che mi sfagiola molto. Grazie. Grazie. Sì. Io non vedo altre mani alzate, ma il mio computer è più lento del vostro oggi, quindi se darei la parola... Sì. Consigliere Cavaldoli, che vuole continuare, sì, con il discorso. Allora, prima cosa, fugo anche io i dubbi sull'accanimento, perché voi tutti avete detto che questa mozione è stata, voi tutti, sia il consigliere Massari che il collega Freddi, che questa mozione è stata presentata anche in altre città. È vero, io stesso ho contribuito a scriverla nelle parti relative alle sentenze della Corte di Cassazione, con la sentenza Sezioni Unite, che è servita a dirimere i conflitti che si erano posti nelle sezioni semplici, e quindi è chiaro che non c'è accanimento nei confronti dei negozi di cannabis di Parma, perché altrimenti non l'avremmo presentata in altri comuni. Questo quindi è abbastanza un'accusa che assolutamente non può esserci. E poi faccio riferimento, adesso poi rispondo un po' a tutti, a quello che ha detto l'assessore Casa, perché è proprio quello a cui intendevo. Cioè, quando sono stati fatti dei controlli, e questo un anno e mezzo fa, proprio è stato per quello che abbiamo fatto questa mozione, quando sono stati fatti dei controlli sono state rilevate delle infrazioni, dei comportamenti che non erano conformi alla legge. Ora, quello noi chiediamo all'amministrazione comunale, che vengano proposti i medesimi controlli che sono stati proposti, sì, direi un anno e mezzo fa, potrei sbagliarmi, forse era fine 2018, inizio 2019, insomma. Quindi è semplicemente quello, niente di illegale, ma anzi una cosa che a Parma è già stata fatta. Segnalo per questo, perché proprio perché la sentenza che ho citato delle sezioni unite della Cassazione sottolinea quello che dice la legge. La legge dice che queste infiorescenze di cannabis non possono essere fumate, ma possono essere usate solo per la ricerca, come deodorante o per collezione. Dopodiché c'è tutto il discorso degli strumenti che servono, che sono utili a assumere anche solo col fumo, ma assumere più principio attivo utilizzando la cannabis legale, e anche questi ovviamente
non possono essere pubblicizzati, perché la cannabis legale può essere pubblicizzata, ma gli strumenti che servono per amplificare, diciamo, l'effetto del principio attivo non possono essere oggetto di pubblicità. Questo per chiarire una cosa, ma lo dice la legge. Quindi questo per me è importante, proprio perché lo mettiamo per evitare che vengano messi in vendita prodotti illegali o in quantità tale da ritenersi droganti, o che vengano vendute apparecchiature atte a aumentare la concentrazione di HC, cioè l'utilizzo che di questa apparecchiatura aumenta quindi l'effetto drogante, chiamiamolo così. Dopodiché c'è tutto il problema che è successo anche a Parma sul divieto di pubblicità di questi strumenti che amplificano l'effetto drogante, proprio perché e questo è assolutamente un compito del comune. Specifico anche il discorso della consegna a domicilio, che anche a Parma era stata pubblicizzata, poi è stato ovviamente bloccato il tutto. Torno adesso ai vari interventi che sono stati fatti. Voi avete spesso parlato della problematica del consumo dell'alcol e dei controlli che non vengono fatti sull'alcol. Io sono assolutamente d'accordo, se voi volete fare una mozione che chieda al Comune di incrementare i controlli sugli acquisti d'alcolici da parte dei minori o nei supermercati così come nei bar, noi sicuramente ve la votiamo, noi siamo favorevolissimi al rispetto della legalità e che si aumentino questi controlli. L'abbiamo detto e se viene fatto noi ci siamo, ci mancherebbe. E il discorso dei medicinali, purtroppo stesso discorso, però i medicinali sappiamo che possono essere acquistati con ricetta medica. Capisco che il medicinale che si trova in casa possa essere utilizzato più o meno liberamente dai ragazzi, però il suo acquisto è protetto da una prescrizione medica. Il discorso appunto che faceva anche il consigliere Fornari appunto sui controlli della procura, sì, sono quelli che ha citato l'assessore Casa, ma noi vogliamo semplicemente non che sia la procura a fare controlli, perché la procura fa controlli quando c'è un procedimento penale, per quello che essendo un commercio io credo che sia compito del comune occuparsi che vengano rispettate le normative relative al commercio. L'assessore Casa ha detto che non è così, che è un obbligo, un compito deve essere discusso nel Comitato per l'Ordine e Sicurezza. Io non credo che sia così, perché il rispetto delle norme relative al commercio sono compito del Comune di Parma. In quel caso, di un anno e mezzo fa, era un'indagine della Procura. Per quello che noi vogliamo evitare che ci sia un'indagine della Procura, ma che il Comune faccia i controlli relativi al commercio. Il problema di Verona. Il Comune di Verona... il contratto ovviamente con lo sponsor di questa cannabis legale che fa ovviamente una startup che fa la consegna a domicilio addirittura di questa cannabis legale è un contratto che è stato fatto dall'Hellas, cioè dalla società di calcio. Il Comune di Verona ha chiesto pubblicamente alla società di calcio di chiudere quel contratto di sponsorizzazione. Quindi, ripeto, la sponsorizzazione di un prodotto legale, delle modalità di assunzione di questo prodotto legale è possibile per legge. È vietato invece quando c'è un aggiramento dei divieti e questo è quello che ha detto la sentenza delle Sezioni Unite, insomma lo dice la legge, ma è stata anche interpretata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Poi c'è tutto il problema, e questo ovviamente non lo risolviamo con questa mozione, tutto il problema della prevenzione nell'utilizzo delle droghe e lì ovviamente è un patto educativo che spetta ai genitori, alle associazioni che si occupano dei giovani, alle scuole, come ben ha detto la consigliera professoressa Roberti, e questo purtroppo è un problema da cui non veniamo fuori. Ma io non dico magari i ragazzi possano andare a comprare la cannabis in un negozio, perché assolutamente se fa male deve essere vietato, tant'è vero che la legge dice che non può essere utilizzata per drogarsi, ma solamente per deodoranti, ve l'ho detto, insomma, deodoranti d'ambiente, collezione, esposizione. Cioè, quello è quello che dice
la normativa. Quindi per quello che ha detto il consigliere Freddi sulla violenza di questi controlli, nessuna violenza assolutamente. Cioè il discorso che forse banalizzo, però detto questo che è il senso della mozione, io andando un po' oltre, io non vorrei che i ragazzi nel vedere la cannabis legale, la pubblicità, la vetrina con scritto i ragazzi che vanno a scuola, che escono da scuola, che la cannabis è, fa bene, eccetera, dicono beh, allora prendiamo quella che troviamo, perché poi a Parma c'è un problema di spaccio enorme, che troviamo qui dietro, perché la zona è la medesima, e allora ci andiamo a sballare con quella che è la cannabis vera. Cioè cerchiamo di far passare il messaggio che la cannabis fa male e che non deve essere consumata e che tutte le droghe fanno male, un messaggio sempre molto banale, ci mancherebbe, ma che i ragazzi non si trovino di fronte a un negozio che dice bene, noi vendiamo la cannabis perché fa bene, perché è legale, perché comunque la cannabis fa male se consumata per ottenere un effetto drogante. Grazie. Grazie consigliera, vedo la mano alzata di Fornari. Chiedo scusa Presidente, vi devo lasciare, mi scuso perché devo partecipare alla commissione affari istituzionali. Vi saluto, state bene. Grazie consigliere, arrivederla. Vi lascio anch'io allora, perché purtroppo in concomitanza abbiamo l'altra commissione. Grazie Presidente. Vale anche per me, grazie a tutti, buona serata. Ora. Grazie per la partecipazione anche il consigliere Freddi. Eravamo rimasti a Fornari, sì. A seguire il consigliere Roberti. Sì, allora io resto della mia idea, nel senso che se questo prodotto, questi negozi sono legali, l'infiorescenza non può più essere venduta, perché è già fuori mercato, in attesa di un chiarimento legislativo, per il momento non può essere venduta. E mi chiedo se non sia meglio impegnare il tempo in consiglio anziché discutere su questa mozione, che secondo me non incide per nulla, no? Perché abbiamo un negozio e mezzo in città, basta fare una telefonata se uno ha dei sospetti, vanno a fare un controllo, basta fare un intorno, onorevole, per dire che fare una mozione per chiedere dei controlli, fossero 100 negozi, posso capire che uno dice se accontenta 100 negozi bisogna che il comune si organizzi per affrontare questo problema su larga scala. Ce n'è uno, se uno ha dei problemi o delle segnalazioni o dei dubbi sull'attività che svolge quel determinato negozio, fa una telefonata e manda un controllo. O che fa un'interrogazione e dice, ma avete, quando è l'ultima volta che avete controllato questo? Cioè questo è già un sistema per attivare eventualmente ulteriori controlli. Mentre sarebbe più produttivo forse per tutti non parlare di questi, cioè utilizzare il tempo di questa mozione per parlare del disagio giovanile, perché i ragazzi si drogano, quindi magari oltre alle voci della politica che sono poco informate, chiamiamo degli psicologi esperti, quelli che lavorano con i giovani, i medici del CERT, e cerchiamo di capire, sapendo bene che non potremmo fare un granché, però come si muove la droga in città e cosa si può fare con i ragazzi, quello che stanno già facendo nelle scuole. Insomma, magari cerchiamo di portare il dibattito su un problema che è sicuramente serio, e non lo perdiamo, non parliamo un'ora di niente sul discorso di mandare dei controlli a fare queste cose. Secondo me sarebbe molto più interessante. Poi se volete portare la mozione, io non la trovo, forse avrà un senso dal punto di vista politico perché l'avete portato da altre parti, la volete portare anche qua, ma non la trovo interessante, ecco, come discussione, proprio perché non c'è un prodotto drogante all'interno di quello che vendono, non è una droga, la cannabis light non è una droga, altrimenti non potrebbero venderla. La pubblicità la faranno
secondo quello che sono le regole e basta, cioè i controlli del comune. Il comune può fare i controlli amministrativi, può andare a vedere se cosa c'è, ma sì, ma quello li hanno fatti, quando hanno fatto la mappatura della città un anno e mezzo fa, li possono fare ancora, tanto ce n'è uno e mezzo, dicono, non è che ci mettono molto. Ma non siamo in grado come comune di capire se alcune delle sostanze che ci sono in vendita a negozio sono droganti o meno. Non abbiamo la formazione, probabilmente non abbiamo l'attrezzatura per capire. Quindi questo eventualmente lo fa la Guardia di Finanza, lo fanno i nuclei dedicati ai carabinieri. Chiedere questa cosa al comune sull'attività che fanno di controllo su tutte le attività commerciali. Okay. Non so, mi sembra il caso di discutere in una mozione, ecco, poi fate come credete. Grazie consigliere. Roberta Roberti, prego. Sì, no, io volevo soltanto chiarire una cosa sulla mia affermazione che io preferirei che ci fosse un canale legale per questo tipo di sostanze, perché altrimenti i ragazzini, così come altre persone anche più adulte, le vanno a cercare per canali illegali. E questo ci permetterebbe anche di controllare quello che viene acquistato, perché quello che diceva il consigliere Freddi del dark web è uno dei problemi che dovremmo affrontare da questo punto di vista, perché lì trovano veramente di tutto e non c'è nessuna possibilità di controllarlo in maniera se non appunto intervenendo con una organizzazione e con delle norme anche di carattere non solo nazionale ma internazionale. Sappiamo benissimo che quando si tratta di web si fa sempre molta fatica da questo punto di vista. Comunque anch'io rimango perplessa, ma non tanto perché il rispetto delle norme che ci sono è sacrosanto, voglio dire, quello che diceva il consigliere Fornari, cioè se ci fossero lì in vendita delle cose che qualcuno vede e ritiene illegali, chiede un controllo, ma non vedo perché davvero fare una mozione in consiglio comunale per bollare due negozi in città. Non è possibile non vederlo come un accanimento e probabilmente, consigliera Cavandoli, nessuno di noi pensava che fosse proprio contro quei due in particolare di Parma, ma probabilmente come idea contro quel tipo di negozi dovunque sul territorio nazionale, che credo che sia una penalizzazione nei confronti di persone che comunque hanno aperto un'attività commerciale perché gli è stato consentito, voglio dire, non è che l'hanno fatto di loro iniziativa, c'è una normativa che glielo consente. E anzi, ripeto, rispetto all'orientamento iniziale, li ha anche pesantemente penalizzati, perché gli investimenti erano stati ben altri. Quindi andare ancora ad accanirsi su di loro, ripeto, se ci sono delle cose che appaiono non regolari, si segnalano. Però credo che... succede in tantissime altre città, sono limitatissimi nel numero e, ripeto, potrebbero essere un canale di controllo invece proprio per evitare che vengano vendute sostanze che invece poi potrebbero indurre l'uso di sostanze più pesanti, perché purtroppo spesso succede così quando il giro è illegale e non controllato. Non è che uno dice vado a prendermela nel negozio, ma è chiaro, allora con quel discorso anche appunto l'alcol piuttosto che qualunque altra sostanza, non è incitare, non è che noi se facciamo aprire un bar incitiamo a bere, nel sistema e nell'intervento educativo che sono d'accordo dovrebbe essere una priorità assoluta, ma a 360 gradi, perché le dipendenze si stanno moltiplicando e diventano di tantissime diverse qualità, tant'è che anche il nostro CERT ha delle sezioni tipo quella della ludopatia che sono molto preoccupanti anche fra i giovanissimi. Grazie.
Grazie consigliera. Devo dire che mi avete aperto un mondo, perché sembra così facile andare nel dark web. Io nelle mie conoscenze tecniche non sono in grado, ma mi voglio informare proprio perché magari lo è e non me ne sono reso conto. E penso anche ai sistemi di pagamento, non dovrebbero, cioè sono già difficili pagare sul web normale, quindi il dark web, il sistema di pagamento non lo vedo proprio agevole. Comunque mi informo, poi magari per cultura personale. Sul discorso delle mani alzate non ne vedo più, le posizioni sono state espresse. Ce l'abbiamo una video. Magari facciamo una conclusione, cosa dice il consigliere? No, sempre io. Allora, intanto io sono molto contenta, no, l'unica premessa era appunto spiegazione sempre al consigliere Fornali. No, i controlli penali sono una cosa. I controlli che quindi fa la Guardia di Finanza, che verifica il THC che c'è nelle sostanze, eccetera. L'amministrazione, cioè l'amministratore comunale, fa controlli amministrativi. Io questo chiedo, quindi ci mancherebbe. Però dico una cosa assolutamente, insomma, concordo col fatto che la nostra idea non è assolutamente quella di accanirsi, anzi la nostra idea, così ve la spiego chiaramente, era quella di, visto che erano già iniziati a girare i volantini di questa Just Mary, questa startup che consegna a domicilio anche in molte città e che poi è lo sponsor dell'Hellas, che doveva arrivare anche a Parma. Poi non si è verificata questa, diciamo, questo ampliamento del loro bacino d'azione, per cui la nostra direzione era proprio quella, evitare che ci sia un consumo addirittura a domicilio, quindi ancora più facile per i ragazzi avere a disposizione le sostanze e gli strumenti per aumentare l'effetto drogante. Per cui io sono perfettamente d'accordo nel ritirare questa mozione, non la facciamo andare in consiglio comunale, però non è questa la commissione di riferimento, perché dovrebbe essere la quinta. Io chiedo a tutti i presenti, ma lo chiederò anche a quelli della quinta, credo sia la quinta, insomma, il discorso di approfondire il problema del disagio giovanile, perché un po' da genitore, un po' che faccio parte della commissione, stiamo facendo un'indagine conoscitiva nella bicamerale dell'infanzia e adolescenza proprio sulle sostanze psicotrope, e poi soprattutto perché c'è da capire in città quello che sta succedendo, quindi se abbiamo tempo, ovviamente ci lavoriamo un po' online, su fare una mozione proprio per aprire un tavolo di confronto, io dico a livello di commissioni, non, cioè faremo una mozione che arriverà in consiglio comunale, ma il confronto con associazioni che si occupano di disagio giovanile, di sballo, di stupefacenti, di alcol, di tabacco, insomma, di tutto quello che i nostri giovani trovano per evadere, non so come dire, dalla realtà, e lo facciamo tutti insieme, mi farebbe molto piacere. Ecco, questa è una proposta, una richiesta che vi faccio. Volentieri. Va bene, accogliamo la richiesta della consigliera Cavandoli, ma non so esattamente l'iter quale sia, quella di dovrà darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio, immagino. Comunque l'invito è sicuramente ben accolto, immagino. La commissione non sarà più questa, sarà forse già quella che si occupa di sanità, forse vedremo, non sociale, nel momento deciderlo. Comunque scusa Massari, a parte che ho visto la mano di Azzali, volevo solo dire una cosa. Azzali, non volevo con lui. No, volevo solo dire... so che ce l'hai con me. No figurati, ma scherzo. Volevo solo dire una cosa, secondo me questo tavolo è molto importante, io però vi invito a immaginare anche un altro punto di vista, perché per i ragazzi secondo me questo è fondamentale ed è a loro che noi dobbiamo pensare, perché dobbiamo costruire un messaggio che loro possano recepire. Allora, più che andare a immaginarci tutto quello che potrebbe loro servire per evadere, che è impossibile perché davvero è un ventaglio enorme, io partirei anche dal punto di vista di capire qual è la possibilità di insegnargli una maniera diversa di evadere o di pensare al loro futuro
o di costruirlo, no? Nel senso che gli dai una strada alternativa, perché guardate, adesso poi è un momento terribile per i ragazzi, perché davvero vi dico che la didattica a distanza in quell'età lì è disastrosa, ma a livello relazionale più che a livello di nozioni o di conoscenze. Quindi è veramente un momento delicato quello che dovremmo affrontare, e penso che un discorso davvero a 360 gradi da questo punto di vista si debba fare, sono molto d'accordo, e forse anche quelli delle politiche giovanili dovremmo coinvolgere. Questo potrebbe essere un bel esempio di coordinamento fra assessorati diversi che però dovrebbero lavorare insieme su una politica efficace da questo punto di vista, e servono tutte le loro competenze più diverse, diciamo, no? Quindi sarebbe molto interessante promuovere una cosa di questo tipo. Grazie, Paolo, prego. Eccomi, grazie Presidente. Niente, ovviamente mi unisco anch'io al ritiro della mozione della prima firmataria, della consigliera Cavandoli. Vorrei comunque, visto che nonostante le due rassicurazioni orali, ma sento ancora diversi dubbi sul fatto dell'accanimento, se volete due righe per iscritto, vi possiamo anche mettere due righe per iscritto, dove garantiamo, no, siccome sia Fornari che la Roberti continuano ad accusarci, magari un parolone, però assolutamente non è così, e visto che abbiamo smentito tutte e due oralmente, se avete necessità di due righe scritte, noi siamo dispostissimi a farle, perché assolutamente non era il nostro intendimento. Paolo, ho capito. Infatti l'ho detto anche prima, Massari, scusami, non pensavo all'accanimento nei confronti di questi due negozi di Parma, ma all'idea del cannabis shop in generale sul territorio italiano, visto che è stata presentata la mozione giustamente per un'idea, no? Che quelli possano essere comunque luoghi da controllare. E questo, ripeto, poi si inserisce in un quadro più generale, ma in ogni caso non era per dire a voi, poteva essere interpretata, visto che un intero consiglio comunale discute una mozione per due negozi che ci sono in città, perché di fatto lavoriamo sul nostro territorio, poteva essere interpretato anche così. Ecco, io questo volevo chiarire. Sicuramente non era così, abbiamo credo dato atto, insomma, di usare il buon senso. Noi abbiamo discusso, ad esempio, nell'ultimo consiglio una mozione che credo potesse altrettanto essere evitata, però noi, quando insomma c'è da usare il buon senso, lo usiamo, e quindi ritiriamo sicuramente la mozione. Grazie. Guardate, io vorrei concludere con una cosa, nel senso che sono molto contento, ma non perché ritirate la mozione, perché guarda, proprio non è quello. Sono molto contento perché abbiamo dato prova di una sana politica, nel senso che da un qualcosa si arriva a un qualcosa di un po' più grande, e lo faremo tutti assieme, e quindi secondo me è un ottimo momento di politica per la città. E di questo volevo ringraziare la consigliera Cavandoli e il consigliere Azzari, e accolgo anch'io di buon grado questo nuovo tavolo che inizieremo, perché come ben sapete anch'io ho un figlio di 14 anni, bravissimo adesso, però poi la vita non si sa cosa ti riserva, e quindi sicuramente anch'io sono molto attento a questo tema. Quindi vi ringrazio ancora, spero di partecipare anch'io a questa nuova iniziativa, anche se non sarà in questa commissione, ma è lo stesso. E quindi, se nessuno ha altri interventi, io direi di magari che possiamo andare ad ascoltare. Volevo solo dire alla consigliera Cavandoli che al limite può abbozzare un po' il tavolo su cui lavorare e chiamare, non so, i capigruppi, e poi i capigruppi delegheranno chi di dovere, per allargare anche la base di ascolto. Io vi proponevo che
buttare giù la bozza di una mozione e la integriamo, poi la presentiamo a firma di chi ci vuole stare, perché comunque così formalizziamo l'impegno. Va bene. Il tavolo per scrivere la mozione, sostanzialmente. Va bene. Ma sì, possiamo, visto la situazione, possiamo anche sentirci, cioè, diciamo, magari sì. No, ma la possiamo fare generica e poi dopo la richiamo. No, no, sì, ce la giriamo, insomma, via mail o WhatsApp e poi dopo mettiamo le varie parti, ecco, una cosa che è un po' informale, poi magari... Esatto, perché purtroppo il periodo non è invitante, da dire ci vediamo e ne parliamo, non possiamo farlo, quindi almeno facciamo girare le bozze scritte. Va bene, va bene. Grazie a tutti i consiglieri, è stato veramente un bel momento, devo dire. Se non c'è altro, quindi chiudiamo la commissione e magari andiamo a ascoltare la affari istituzionali. Grazie mille. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao ragazzi, grazie. Buonasera a tutti, salve. Buonasera.